C'è rammarico in casa Florence dopo la sconfitta, seppur maturata al tie-break subita da Acqui Terme. Una vittoria avrebbe potuto tenere la squadra pienamente in corsa per i play-off, ora distanti 5 punti, e accrescere il prestigio di una stagione comunque fin qui positiva. Le ragazze di Colombo sono determinate a riprendere il filotto di vittorie interrotto proprio in terra piemontese. Di sicuro non è stata una delle nostre migliori giornate, perché non siamo riuscite a esprimere il nostro gioco. Siamo state un po' succubi del loro. Abbiamo portato a casa un punto, però siamo rimaste amareggiate perché appunto non abbiamo giocato come sapevamo e siamo riuscite solo a vincere 2 set. Abbiamo fatto tantissimi errori. Purtroppo credo che sia stata questa la determinante della partita. Non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco e purtroppo nel tie break siamo state sopraffatte da loro. Per cui purtroppo sì, siamo amareggiate e ci tenevamo molto a vincere ad Acqui Terme, in quanto è un campo molto difficile e tante squadre avevano perso punti, speravamo di essere noi la squadra a riuscire appunto a batterle in casa loro, e in realtà non è andata così. Sabato alle 18 al Pala Bonomi è in programma una sfida di alto livello. La Florence infatti affronterà 3 score balneario, attualmente indietro di un solo punto in classifica. A 4 giornate dal termine del campionato potrebbe essere una sfida decisiva per il quarto posto. Il nostro obiettivo adesso è conquistare il quarto posto, anche se è una medaglia di legno, comunque una classifica nazionale non è male, e è uno scontro diretto per cui cercheremo di dare il meglio. Loro sono secondo me una bella squadra competitiva, infatti sono subito dopo di noi in classifica e mi aspetto di trovare una squadra agguerrita, perché comunque anche se i playoff sono un po' lontani in questo momento, ci giochiamo al quarto posto e vabbè, è comunque meglio stare più su in classifica. E niente, speriamo di giocare al nostro meglio.